Don Franco, qual è l'obiettivo dell'incontro di oggi e perché nasce questa iniziativa? Questa giornata nasce proprio per sensibilizzare la comunità e i ragazzi della scuola a questo fenomeno dell'autismo. Allora, affinché ognuno di noi possa prendere una consapevolezza maggiore e una conoscenza maggiore, perché abbiamo constatato e notato che c'è anche una forma di ignoranza sulla materia, su questa forma di malattia. Allora vogliamo prendere consapevolezza e conoscenza affinché i casi che ci capitano nelle varie luoghi che noi viviamo, nella parrocchia, scuola, nel mondo dove lavoriamo, possiamo essere più competenti. E poi vogliamo sensibilizzare anche la società civile affinché possa esserci una maggiore attenzione degli spazi dedicati per loro, affinché le competenze, le persone che si formano possono veramente aiutare, soprattutto quelle famiglie che non possono sostenere le varie spese per i loro figli che vivono questi disagi e questa situazione. Sindaco, questo disturbo sta diventando sempre più comune. Secondo lei, i mass media si occupano abbastanza di autismo? I media un po' sottotacciano questa problematica, anche se di rilevanza notevole dal punto di vista sociale. Io devo ringraziare pubblicamente Giuseppe Arena, che ha avuto la sensibilità e ha voluto fortemente questo convegno stamattina per sollevare ed evidenziare un problema che già esiste nelle nostre realtà. Questo è il secondo caso di ragazzo autistico a San Pietro, quindi è un problema che pone una serie di attività da svolgere non solo all'interno della scuola e all'interno di quelle che sono le ricadute dal punto di vista sociale, ma anche all'interno della socialità sanpietrese, per un discorso anche di comunicazione all'interno della comunità di San Pietro a Maire, perché diventa importante. Dottoressa Mussali, tra le leggende mediche più diffuse, quella che le vaccinazioni causerebbero l'autismo. Lei che cosa ne pensa? Guardi, per quanto concerne la nostra esperienza, è vero, infatti ce lo chiediamo anche noi, cioè non c'è settimana che io non veda bambini anche molto piccoli, perché per fortuna ormai ci arrivano molto più piccoli rispetto a 10 anni fa, per esempio. Comunque ci sono delle situazioni, anche se molte più sfumate rispetto a qualche anno fa, ma i casi sono in aumento, è vero, noi ci stiamo rendendo conto di questo. Che consigli dà ai familiari, alle persone che hanno in famiglia un bambino affetto da autismo? Allora, innanzitutto io mi rendo conto che il panorama è quanto mai vasto e confuso, mi sto riferendo ai trattamenti da utilizzare nel caso di disturbi dello spettro autistico. L'unico consiglio che posso dare è quello di guardare alle evidenze scientifiche, perché di trattamenti ce ne sono tanti, però quelli che poi realmente funzionano sono pochi, e ci sono le linee guida per il trattamento dell'autismo, insomma, quindi io consiglio di attenersi a quelle lì. Sono in tanti che associano tra le cause dell'autismo le vaccinazioni. Lei cosa ci può dire in proposito? Guardi, non abbiamo dati scientifici che diciamo a favore di questa ipotesi, anzi l'OMS tende sicuramente a tranquillizzare i genitori rispetto a questa, al fatto che i vaccini possano in qualche modo influire. Un'ipotesi potrebbe essere cioè il fatto che siano stati collegati i vaccini con l'autismo, e che la maggior parte dei sintomi di questo disturbo si manifestano, trovano, diciamo, la massima concentrazione intorno all'età dei 3 anni. Comunque, ancora sull'autismo si sa poco sulle cause, si stanno facendo numerose ricerche, numerose scoperte, ma ancora nulla è certo. Sicuramente quello che sappiamo è che non c'è una relazione causa-effetto con i vaccini.